Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Dunque, avete visto e sentito i titoli del nostro sommario. Apriamo con la politica. Oggi Luigi Di Maio a Firenze, intervenuto al PT Uomo, non parla sul caos 5 Stelle. Lo scenario però è abbastanza complesso. Ci spiega tutto nella nostra apertura. Dario Baldi. Il mediatore a Firenze, il ministro Luigi Di Maio, infatti, dopo essersi incontrato con l'ex premier Conte questa mattina, ha raggiunto in ritardo nel pomeriggio Firenze, dove ha visitato PT Uomo. Giornate calde per il Movimento 5 Stelle tra chi media, ovvero Di Maio, e i due litiganti. Lo speranzoso ministro, durante la visita fiorentina, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, mentre lo ha fatto la capogruppo grillina in regione, Irene Galletti, che nel pomeriggio si è allineata al Di Maio pensiero. Quello che è certo, ha detto Galletti, è che provo profonda gratitudine per Conte, Grillo e Crimi e per ciò che hanno fatto per il paese e per il movimento. E fino all'ultimo continuerò a sperare che la scelta tra il nostro passato e il possibile futuro possa essere superata da un accordo in extremis. Intanto, in mattinata, il sindaco Nardella, a fare gli onori di casa invece nel pomeriggio, aveva proprio lodato la figura centrale di Di Maio. Vorrei esprimere una stima personale al ministro Di Maio, augurandogli di svolgere un ruolo risolutivo nella difficile situazione politica che sta vivendo il movimento. Anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo guarda con favore ad una risoluzione pacifica tra grillini e supporter dell'ex premier nel nome della stabilità. Sento forte, questa difficoltà che stanno vivendo, ma non la stanno vivendo solo il gruppo dirigente, la sta vivendo anche gli attivisti del movimento, e io spero si possa risolvere tutto velocemente. Perché noi abbiamo bisogno in questo paese di stabilità, e chiaramente un'eventuale divisione all'interno del Movimento 5 Stelle può impattare anche sul governo. E a livello toscano non so dirlo, perché non ho ancora chiaro, diciamo, cosa si muove all'interno del Movimento 5 Stelle. Io mi auguro che questa discussione sia una discussione non rivolta all'interno, ma soprattutto rivolta ai bisogni dei cittadini e del paese. Mi pare che invece l'inizio della discussione sia in un'altra direzione. Dunque, questa è la nostra apertura sul fronte politico. Apriamo adesso la cronaca, perché oggi è giunta la notizia dell'audizione del PM di Siena presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. I particolari con Chiara Valentini. Dai sopralluoghi vi è la totale assenza di indizi violenti che si sarebbero trovati se Rossi avesse dovuto difendersi da un'aggressione, se avesse ingaggiato una lotta, se fosse scappato da qualcosa, trascinato con forza. Non vi è nessun dato che lo rileva. Così il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del dirigente di MPS responsabile della comunicazione David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013. Dopo l'accoglimento dell'istanza di riapertura delle indagini nel 2015, fu dato seguito a tutte le sollecitazioni investigative suggerite dalla famiglia, ha sottolineato il procuratore, che aggiunge: da accertamenti non risultano evidenze di presenze terze nella stanza di David Rossi nel suo ufficio a Rocca Salimbeni, sede di MPS, e ancora, su alcune ferite trovate sul cadavere di Rossi, quelle alle braccia e a un ginocchio, non abbiamo accertamenti scientifici che in qualche modo ci diano certezze, perché non sono stati fatti quanto dovevano essere fatti. In base alle nuove indagini, anche queste poi archiviate dal GIP, Vitello ha spiegato in buona sostanza che le ferite, che non è stato possibile datare a causa di esami non effettuati in sede di autopsia, sarebbero però compatibili con escoriazioni che Rossi si sarebbe provocato sfregando mentre si posizionava sul davanzale esterno della finestra, da cui poi sarebbe precipitato. Andiamo adesso a Prato, si sente male e muore mentre sta effettuando un TAC e la procura ha disposto l'autopsia. Tragedia ieri pomeriggio all'interno dell'Allianz Medical, Istituto Pratese Radiodiagnostica di Viale Marconi a Prato. Un uomo di 73 anni, Giacinto Oliva, è morto in seguito a un malore mentre stava effettuando un TAC con liquido di contrasto. È successo attorno alle 17:30. Immediata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata, ma i tentativi dei sanitari purtroppo sono stati inutili.
Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno subito informato il magistrato di turno Laura Canovai. La procura di Prato ha quindi disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano. Un accertamento utile per capire cosa abbia provocato il malore e se ci sia una relazione con il liquido di contrasto che gli era stato iniettato. È poi emerso che due giorni prima di questo esame il 73enne aveva ricevuto la seconda dose del vaccino AstraZeneca. Un altro aspetto di cui il medico legale dovrà tenere conto, anche se al momento la relazione tra le due cose non sarebbe diretta. Il macchinario è stato sequestrato, al momento non ci sono indagati. Il responsabile della comunicazione dell'azienda, Luca Pellegrini, ha preferito non entrare nel dettaglio della vicenda. Siamo addolorati per il tragico evento, stiamo aspettando che vengano eseguiti tutti gli accertamenti. Diamo adesso uno sguardo ai numeri di oggi sul fronte Covid-19. Partiamo dai nuovi positivi che in Toscana sono stati 53, ieri erano 37, 882 in Italia, ieri mercoledì 776. La campagna vaccinale va avanti. Per quanto riguarda la Toscana si è superato quota 3 milioni, mentre per quanto riguarda il dato nazionale siamo a oltre 51 milioni e 730 mila persone. E dopo molti mesi di stop a causa proprio del Covid, oggi 1 luglio hanno riaperto i centri benessere. Dario Baldi. 1 luglio, giorno di riaperture. Tra le ultime attività a riaprire nel nostro paese ci sono i centri benessere. Siamo ad Asmana, a Campi Bisenzio, tante le persone in fila già da questa mattina per godersi nuovamente il relax. Ma guardate, qui intorno è tutto pieno di persone, quindi la comunicazione ha funzionato bene. La gente la mattina, cioè, era una piccola fila, la gente ha voglia di veramente rilassarsi, è bellissimo. E non solamente la gente, anche negli ultimi giorni, quando ho riportato tutti i nostri addetti dopo quasi 10 mesi di chiusura, c'è un entusiasmo, una voglia, una positività veramente bellissima. E questo, credo, tutti si sentono qui dentro adesso, è un'energia positiva, bellissima, di relax. Tante le novità, con sedute di un massaggio Airpool e Whirlpool, e anche le saune ripensate a causa Covid, con i temi Zen, Wine, Erbe o Indian. Usufruito questo periodo per veramente fare tante cose nuove. Abbiamo già detto delle vasche, abbiamo aggiunto attrazioni di acqua, abbiamo aggiunto una cosa meravigliosa che si vede solamente la notte, quando tutto Asmana si trasforma in un, diciamo, in un bagno di colori qui fuori e dentro. È una cosa spettacolare che mai visto prima, veramente bello. Quindi queste cose sì, poi anche le cerimonie nelle saune continuano, ma continuano in formato diverso. Abbiamo sviluppato nuove cose che si può anche nel periodo di Covid godersi e sentirsi proprio rilassato dopo. Bellissime cose, tante cose nuove, e soprattutto detto il personale nostro è super motivato a raccogliere tutta la gente. Nico Gronchi è stato rieletto presidente di Confesercenti Toscana. Confesercenti Toscana ha un nuovo presidente, o meglio, è stato rieletto il presidente anche dell'ultimo periodo, ovvero Nico Gronchi. Innanzitutto, presidente, avete elencato in questa giornata i numeri della pandemia, numeri importanti. Si parla di un calo del PIL del 12% nella nostra regione, si parla di 5.000 imprese che mancano all'appello, si parla di tantissimi posti di lavoro persi. Parlarne oggi per non chiudere più. Beh, l'obiettivo era quello, prendere un momento della storia, raccogliere un po' le idee, mettere da parte quello che è successo in questi 500 giorni in cui i numeri sono quelli che ricordavamo, numeri pesantissimi da tutti i punti di vista, l'indice industriale in difficoltà, l'indice dei servizi, l'occupazione, 23.000 posti di lavoro persi, le imprese del commercio, del turismo e dei servizi sottoposte a restrizioni che hanno toccato i 105 giorni per i negozi e i 150 giorni per invece bar, ristoranti, alberghi e quant'altro. Quindi una situazione difficilissima che oggi abbiamo provato a chiudere cercando di guardare avanti, con due parole d'ordine molto forti. La prima, le imprese vogliono stare aperte per non chiudere mai più. Un altro periodo di chiusure sarebbe davvero un colpo mortale ed una gigantesca sconfitta per tutti. Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di applicare i protocolli sanitari, tutto quello che dovremmo fare siamo pronti a farlo. E secondo, non vogliamo più indennizi, non vogliamo più fondi perduti, crediti d'imposta, discutere per un anno e mezzo di aiuti che alla fine non sono serviti fino in fondo a sostenere le imprese. È un pezzo che dobbiamo
lasciarci alle spalle. Vogliamo ripartire, vogliamo rilanciare gli investimenti, lanciare cioè un grande patto per la Toscana dei prossimi anni, quella a breve termine, quella in cui gli investimenti pubblici in infrastrutture fanno atterrare finalmente le grandi opere in Toscana, e dall'altro investimenti privati attraverso sostegni alle imprese, sia con bandi o con fondi che servono a far ripartire gli investimenti, o anche con il credito garantito attraverso i Confidi. Parliamo adesso di casa, con un vero e proprio grido di allarme da parte della CGIL e CISL e UIL, perché 80.000 famiglie toscane sono letteralmente in emergenza. In Toscana 80.000 famiglie sarebbero in emergenza abitativa. Il 30% di queste rischia di essere sfrattata con esecuzione coatta dalla forza pubblica entro la fine del 2021. Sono le stime di CGIL, CISL e UIL, con le sigle SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini, che in un appello unitario chiedono a tutte le forze politiche e istituzionali di intervenire per consentire il passaggio da casa a casa delle famiglie in difficoltà economica. Nonostante la gravissima carenza di case popolari e un mercato dell'affitto privato, i cui canoni di locazione sono ormai da molto tempo incompatibili con i redditi di una parte consistente dell'inquilinato, nessun provvedimento per garantire il passaggio da casa a casa delle famiglie indigenti è all'ordine del giorno del governo e del Parlamento, denunciano i sindacati. In particolare l'auspicio è che su tutto il territorio toscano siano messe nel circolo virtuoso delle assegnazioni le oltre 3.500 case popolari sfitte e che si costituiscano i tavoli territoriali per l'emergenza abitativa, come previsto da una legge del 2019, necessari per coordinare tutti i soggetti che a livello locale si ritroveranno prossimamente coinvolti nella gestione dell'emergenza casa. La difficile situazione creata dalla pandemia ha fatto aumentare in Toscana il numero di famiglie in difficoltà economica. Il 70% delle persone sono infatti lavoratori in difficoltà, colpiti dall'emergenza sociale, senza possibilità di risoluzione dal punto di vista abitativo. Daniele Gatti sarà il direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per i prossimi 3 anni. Lo ha annunciato il sovrintendente Alexander Pereira in occasione della presentazione della prossima stagione lirico-sinfonica 2021-2022. E ora entriamo nel Battistero di Firenze, il Bel San Giovanni, per un restauro fantastico. 4 delle 8 pareti tornano a nuova vita. Riapre al pubblico il Battistero di Firenze, visibili per la prima volta dopo il restauro 4 delle 8 pareti interne con mosaici trecenteschi raffiguranti profeti, santi, vescovi e cherubini. C'è stata una mappatura molto importante fatta appunto con rilievo 3D, con altri sistemi tecnologicamente avanzati, mentre quando io lavoravo all'opificio usavamo molto più banalmente dei lucidi applicati direttamente sul mosaico per lavorare. Tutto questo è molto più utile, tra l'altro, ovviamente essendo poi dopo computerizzato, per valutare situazioni e soluzioni. Il restauro è stato giustamente globale, è interessato quindi il rivestimento marmoreo, anche la splendido sepolcro dell'antipapa Giovanni XXIII, opera di Donatello e Michelozzo, e il rivestimento a mosaici del tamburo e del matroneo. Nel frattempo è iniziata anche la manutenzione dell'antico pavimento. Da fine gennaio 2021 smontati i ponteggi sui lati restaurati, in contemporanea sono stati rimontati sugli altri da restaurare, dove in questo periodo sono in corso le indagini diagnostiche. L'esperienza fatta su queste pareti naturalmente serve di guida alle altre 3 che ora sono già in restauro, mentre per la scarsella, che è più antica tra l'altro, è stata mosaicata nella seconda metà del 200, il discorso deve un po' rinnovarsi perché è un tema nuovo, la diagnostica sarà importantissima per capire tante situazioni tecniche e conservative della scarsella e progettare quindi il restauro relativo. La notizia ufficiale: è stata istituita la commissione d'inchiesta regionale sulla campagna vaccinale in Toscana e revocata così la commissione speciale che c'era finora sempre sui vaccini, e quanto deciso oggi dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana. E adesso vi facciamo vedere una cosa abbastanza curiosa, una vera e propria caccia al tesoro per le vie del centro di Firenze. Vediamo.
le illustrazioni di Marco D'Ambrosio Maccox per 7 passaggi della Divina Commedia declamati da Francesco Pannofino e spiegati dallo storico Franco Cardini e dal presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. È l'iniziativa presentata alla Casa di Dante con la collaborazione di Unicop per avvicinare i giovani al sommo poeta. Prevede 7 tavolette che si troveranno per le vie di Firenze. L'accesso ai contenuti multimediali sarà possibile grazie a una app dedicata. Si parte da Paolo e Francesca, raccontati con toni contemporanei e in parte dissacranti dalla matita di Maccox, per la caccia al tesoro che si snoda poi per le vie di Firenze. Una volta localizzato il luogo con affissa l'opera, sarà sufficiente inquadrare il disegno con lo smartphone, su cui sarà stata scaricata la app Informatore AR, disponibile nei prossimi giorni per Apple e Android nei rispettivi store virtuali, per accedere ai contenuti esclusivi dove Cardini e Marazzini faranno da Cicerone, mentre Pannofino presterà la voce al poeta. I luoghi in cui saranno nascosti i disegni di Maccox saranno svelati l'8 luglio sulla pagina dell'Informatore Coop. Insieme a questo è stato realizzato un cortometraggio sull'inferno dantesco in realtà virtuale 3D. Perché su Dante c'è un sacco di cose, ma sono sempre le stesse. Allora, il problema è come far arrivare Dante fuori dai vari musei, quindi quest'idea. Bene, è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, alla prossima edizione del nostro telegiornale, arrivederci.